Atti capitolo 10. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta Italica. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: Che c'è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. E ora manda degli uomini a Joppe e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite di un tal Simone, conciatore di pelli, la cui casa è vicino al mare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti. E dopo aver raccontato loro ogni cosa, li mandò a Joppe. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prender cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi, vide il cielo aperto e scenderne un oggetto simile a una gran tovaglia che, tenuta per i quattro angoli, veniva calata a terra. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: Alzati, Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: No, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Questo avvenne per tre volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse la visione, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: Ecco tre uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Essi risposero: Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza a tutto il popolo dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente andò con loro e alcuni fratelli di Joppe l'accompagnarono. L'indomani arrivarono a Cesarea. Cornelio li stava aspettando, aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici intimi. Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si inginocchiò davanti a lui. Ma Pietro lo rialzò dicendo: Alzati, anche io sono uomo. Conversando con lui entrò e trovate molte persone lì riunite. Disse loro: Voi sapete come non sia lecito a un giudeo di avere relazioni con uno straniero, di entrare in casa sua. Ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi chiedo: qual è il motivo per cui mi avete chiamato, mandato a chiamare? Cornelio disse:
Quattro giorni or sono stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Joppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite in casa di Simone, conciatore di pelli in riva al mare. Perciò subito mandai a chiamarti e tu hai fatto bene a venire. Or dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Amen. Fin qui la lettura della parola. Amen. Questo avvenimento che viene descritto nel capitolo 10 degli Atti, vediamo coinvolte diverse persone. In modo particolare spiccano due persone, Cornelio e l'Apostolo Pietro. Due persone completamente diverse. Amen. Non avevano niente in comune. Come non avevano niente in comune i fratelli che hanno accompagnato Pietro con le persone, c'è scritto, molte persone che erano riunite lì in casa di Cornelio. Gli uni erano probabilmente nostri antenati. Cornelio era centurione della corte detta italica, quindi probabilmente era un nostro connazionale. Un centurione era un ufficiale dell'esercito romano. Un esercito conosciuto in tutto il mondo per essere un esercito sanguinario, che imponeva la pace, sì, ma la imponeva con la spada. E la cultura dalla quale
Cornelio proveniva era una cultura pagana, una cultura idolatra. Sappiamo, Roma rappresentava proprio il centro di questa idolatria. Mentre dall'altra parte c'era Pietro, Simon Pietro, un pescatore ebreo che diventa discepolo di Gesù, uno dei primi discepoli di Gesù, uno dei primi che hanno seguito Gesù, hanno mollato tutto della loro vita per seguire Gesù, chiamato ad essere apostolo del Signore nella Chiesa appena nata. Era uno, dice la parola di Dio, uno delle colonne di questa Chiesa. Quindi possiamo dire che queste persone non avevano niente in comune. Amen. E forse anche se ci guardiamo e facciamo una panoramica, voi non potete vedervi da qua, ma se facciamo una panoramica, anche noi non è che abbiamo tante cose umanamente in comune. Proveniamo magari da culture diverse, anche da paesi diversi. Abbiamo avuto esperienze diverse, abbiamo avuto dei percorsi di vita, ciascuno di noi diversi uno dall'altro. Siamo diversi per età, gloria a Dio, che non siamo una chiesa solo di giovani, ma che ci sono i nostri anziani. Gloria a Dio che non siamo una chiesa solo di vecchi, ma ci sono i nostri giovani. Amen. Siamo persone diverse. Per tante cose, per tanti motivi. Eppure Dio ci guarda come guardava allora queste persone che abbiamo letto e c'era un filo comune a tutti loro e a tutti noi oggi. Dio vuole dare di più, vuole darci di più. Come a queste persone, tutte quante loro ricevettero di più di quello che avevano. Il loro incontro con Dio, la loro esperienza che fecero col Signore, gli permise di ricevere di più da Dio. Così anche per tutti noi. Dio anche oggi vuole dare di più. Amen. C'è un passo molto bello in Seconda Cronache, capitolo 25, verso 9, dove il Signore attraverso un profeta parla a un re di Gerusalemme che stava tentennando, ma cosa devo lasciare per avere l'aiuto del Signore, a cosa devo rinunciare? E Dio disse: il Signore è in grado di darti molto di più di questo. Amen. Alleluia. Dio è in grado di darci, fratelli e sorelle, amici, alleluia, molto di più di questo. Gloria al nome del Signore. Prima di tutto vediamo che Dio vuole darci di più di un'esperienza spirituale. Leggendo la descrizione che viene fatta del centurione Cornelio, non so a voi, ma a me sembra il ritratto di un credente perfetto. Non so se siete d'accordo con me, ma abbiamo letto che la parola lo descrive come un uomo pio. E sono andato a vedere il significato di questa parola. Significa che prova un profondo sentimento di fede e di devozione. Amen. Bellissimo. Era un uomo timorato di Dio. Alleluia. Sapete, dai giudei venivano chiamati così coloro, gli stranieri, che avevano accettato la parola della legge di Mosè, ma ancora non erano circoncisi.
perché i convertiti dovevano essere circoncisi. Però venivano chiamati timorati di Dio coloro che accettavano e seguivano i precetti, l'insegnamento della legge di Mosè. Alleluia. Sapete, sono andato a vedere un significato bellissimo che non avevo mai letto prima, di timorato di Dio. Un significato meraviglioso. E chi è questo che è comparso? Un significato bellissimo. In contrapposizione del timore umano. Quando noi abbiamo timore di una persona, no, stiamo un po' a distanza, vero? Anche magari di una persona importante o di un fratello che sbraita, Carlos. Stiamo un pochettino a distanza. Avete, non so se vi siete mai rapportati con una persona che incuteva un certo timore. E quindi manteniamo una certa distanza. Questo è il timore umano. Il timore di Dio invece è bellissimo, perché l'originale di questa parola potrebbe essere tradotta attratti da Dio. Bellissimo. Una persona timorata di Dio è il contrario di una persona che si mantiene lontano, ma una persona che è attratta dal Signore. Una persona che desidera ricevere di più da Dio, che desidera conoscerlo di più, che desidera stargli di più vicino. Amen. E non solo lui dice, ma con tutta la sua famiglia. Pensate, questo uomo aveva saputo coinvolgere tutta la sua famiglia nella devozione all'Iddio di Israele. Pensate, gloria a Dio. Amen. E poi dice ancora, faceva molte elemosine al popolo. Il popolo giudeo lo conosceva. Un centurione non era sicuramente una persona ricca, non era un principe, non era un re, non era un governatore, era un ufficiale. Però ugualmente Cornelio si prendeva a cuore i più bisognosi del popolo e li aiutava. Amen. Gloria a Dio. E poi c'è scritto ancora che pregava Dio assiduamente. Amen. Quella di Cornelio non era una religiosità esteriore, ma era una religiosità sincera. Pregava Dio assiduamente. Gloria al nome del Signore. E perfino, finisco con questa descrizione che viene fatta nei primi versi, perfino un angelo di Dio lo visita in visione. Amen. Gloria a Dio. Quanti adesso per una visione scrivono un libro, no? O si innalzano, o inventano una nuova religione, o fanno qualsiasi cosa. Eppure Cornelio era un uomo visitato da Dio anche in modo soprannaturale. Gloria a Dio. Avrebbe potuto vantarsi di tutto questo. Eppure, l'attitudine di Cornelio era un'attitudine di una persona sincera davanti al Signore. Alleluia. E forse, guardando attentamente questa descrizione, fratelli, forse questa descrizione fa impallidire alcuni credenti, o no? Tutto quello che la Bibbia ha detto di Cornelio, noi vorremmo che fosse detto di ciascuno di noi. Amen. Però vi dico una cosa, che la Bibbia dice, non perché lo dico io, che questo uomo in questo momento non era ancora salvato.
Pensate, fratelli, questo uomo che abbiamo letto, di tutte queste sue attitudini spirituali, di tutte queste esperienze spirituali che faceva con Dio, pregava Dio assiduamente, era timorato di Dio, aveva una devozione profonda, sincera verso il Signore, eppure non era ancora salvato. Difatti, il capitolo seguente, quando Pietro si deve giustificare davanti alla Chiesa, ai responsabili della Chiesa, per essere entrato in contatto con dei pagani, racconta questo avvenimento e dice, gli raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Joppe e fa venire Simone, detto anche Pietro, egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e la tua famiglia. Amen. Gloria al nome del Signore. Amen. Questo uomo, che sembra il ritratto di un credente perfetto, non era ancora salvato. Amen. Aveva bisogno di ricevere di più. Fratelli, quante persone si fermano a fare un'esperienza spirituale con il Signore? Ma la parola di Dio ci dice che Cornelio e ogni altra persona che si trova nella condizione di Cornelio non aveva bisogno di fare soltanto un'esperienza con il Signore, ma aveva bisogno di sperimentare una piena salvezza, una profonda conversione a Cristo. Alleluia! Aveva bisogno di sentire l'Apostolo Pietro che gli parlava di Cristo Gesù il Signore, colui che è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Oh, aveva delle qualità meravigliose, gli mancava Gesù. E quando manca Gesù, manca tutto, sapete? Manca tutto. Quante persone anche nelle nostre chiese, amici e ospiti che vengono per un tempo in mezzo a noi, fanno delle esperienze con il Signore. Realizzano che Dio li ama, che Dio risponde alle preghiere, che Dio li aiuta, ma alcuni di loro non arrivano a fare la scelta di convertirsi completamente a Cristo. Adesso mi rivolgo a voi, ai nostri figli, perché in questa condizione ci siete anche voi. Voi che crescete fin da piccoli nella Chiesa del Signore e ricevete l'insegnamento della parola di Dio. E chissà quante volte voi nella vostra cameretta, per qualcosa che vi preoccupava, per qualcosa che vi impensieriva, che vi spaventava, vi siete rivolti a Gesù in preghiera, avete chiesto aiuto a Gesù e il Signore vi ha aiutato. Avete fatto delle esperienze con il Signore, ma dovete fare attenzione, perché ciò che Dio ci chiede è di darci di più, di una semplice, per quanto meravigliosa, esperienza con il Signore. Alleluia. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, Gesù incontrò un altro uomo timorato di Dio e a quell'uomo gli disse: bisogna che nasciate
di nuovo. Bisogna, è indispensabile. Non basta che fai delle esperienze col Signore. Deve avvenire il più grande miracolo nel tuo cuore. Deve avvenire il miracolo della nuova nascita. Non basta che cresci in chiesa. Non basta che sai che Gesù può aiutarti. Hai bisogno di aprire il tuo cuore al Signore. Alleluia! Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Alleluia! Potrai vedere delle risposte, dei miracoli, perfino degli angeli. Ma se non accetti Gesù come tuo personale Salvatore e Signore e non sperimenti il miracolo della salvezza, non puoi vedere il regno di Dio. Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare, dice ancora Gesù, nel regno di Dio. Pensa, Signore, ma io conoscevo tutti i libri della Bibbia a memoria perché quella dispettosa di Cristina me li ha inculcati per anni. Signore, ma io ti ho pregato, mi hai risposto tante volte. Perché la porta è chiusa? Figlio mio, figlia mia, per trovare quella porta aperta, devi permettere a Gesù di entrare nel tuo cuore e produrre in te una vera conversione. Alleluia. Alleluia. Anche Pietro aveva bisogno di ricevere di più da Dio. Non solo Cornelio. Alleluia. Pietro, come abbiamo detto, aveva seguito strettamente Gesù per più di 3 anni nel suo ministero. Era stato scelto da Dio come apostolo di Cristo. Pietro era un predicatore di successo. Pensate che prima di questo fatto c'era stata la Pentecoste. E in una predica Pietro vide convertirsi 3.000 persone. Io mi accontenterei con 3.000 prediche, una persona alla volta. Sarei contento, Carlos, sarei contento. Però Pietro era un predicatore di successo. Pietro era anche, dice il verso 9, un uomo di preghiera, perché ci dice che verso mezzogiorno, l'ora sesta era mezzogiorno, Pietro salì sulla terrazza per pregare. Poi la Bibbia ci dice anche che Pietro non era un superuomo, perché gli venne fame. Sebastiano, Pietro è come noi, era come noi. Con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre necessità anche umane. A me era un uomo, un servitore di Dio. Però Pietro doveva comprendere, aveva bisogno di comprendere di più da parte di Dio. E Dio, fratelli e sorelle, vuole darci una comprensione spirituale. Amen. Difatti, guardate, al verso 34 Pietro sembra quasi esclamare: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Amen. Cioè Pietro fa un'esperienza che lo porta a ricevere di più da Dio.
una nuova visione spirituale, una nuova comprensione spirituale. Sapete, questo verso 34 è il motto della missione evangelica zigana. Dio non ha riguardi personali. E qualche decennio fa, in Francia, un pastore delle Assemblee di Dio francesi sentì in cuore una chiamata. Era un francese, un sedentario, come ci chiamano, un gaggio. Noi siamo i gaggi per i sinti, sedentari, quelli che vivono dentro una casa, sempre nello stesso posto. E questo pastore sentì una chiamata da parte di Dio e si trasferì con la sua famiglia all'interno di un campo nomadi. Non andò solo a predicare, è più facile, ma andò a vivere in mezzo a loro. Un popolo particolare, dove tutti, giustamente a volte, meno giustamente altre volte, hanno delle precauzioni, forse anche dei pregiudizi, motivati o non motivati. Eppure questo pastore andò a vivere in mezzo a loro, predicò Cristo. E fratelli, potete trovarlo nelle note storiche, avvennero dei miracoli straordinari e moltissimi sinti si convertirono al Signore, sparsi poi in ogni parte, soprattutto d'Europa. A me, da quell'opera là nasce anche la missione evangelica zigana affiliata alle Assemblee di Dio in Italia. Pensate, fratelli, un'opera meravigliosa che continua ancora. Perché? Perché un uomo ricevette una visione spirituale e una comprensione spirituale da Dio. Amen. Tutti noi abbiamo, e saremmo falsi se dicessimo il contrario, dei riguardi personali. All'interno del carcere, perfino i carcerati dicono: no, ma quello ha commesso dei crimini contro un bambino, contro una donna. Quello è proprio, quello non vogliamo saperne nulla. Vogliamo saperne solo per... In ogni uomo ci possono essere, e anche nei credenti a volte, fratelli. Ma Dio, come accade con Pietro, vuole darci una nuova comprensione e visione spirituale. Amen. Anche noi abbiamo bisogno di comprendere personalmente di più la volontà di Dio. Alleluia. Non che non la sappiamo, perché sapete, Pietro visse con Gesù e Pietro vide che Gesù guarì ad esempio il servitore di un altro centurione e disse riguardo a quel centurione che gli fece sapere: Signore, non sono degno che tu entri in casa mia, ma basta che dici una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù dice: non ho mai trovato in nessuno in Israele una fede come in questo pagano, come in questo uomo. Gesù incontrò, vi ricordate, una mamma sirofenicia di un popolo pagano che aveva una bambina posseduta da uno spirito demoniaco. E Gesù liberò quella bambina.
Gloria al nome del Signore. Pietro vide coi suoi occhi Gesù seduto al pozzo di Giacobbe, che stava parlando con un'altra straniera, con una donna samaritana. Alleluia. Noi possiamo vedere tante cose, possiamo leggere, ma una cosa è saperle e un'altra cosa è comprenderle spiritualmente, farle nostre. Signore, abbiamo bisogno di più, Signore, di più della nostra comprensione, di più delle nostre convinzioni, di più delle nostre visioni personali. Abbiamo bisogno di avere una comprensione spirituale. Alleluia. E poi infine, Dio ha voluto dare più forza spirituale. Questo capitolo, questo avvenimento si conclude con un fatto straordinario. Mentre queste persone, sconosciute fino ad ora, stavano ascoltando la parola predicata da Pietro, queste persone misero fede, accettarono nel loro cuore quella parola, l'annuncio dell'Evangelo, e mentre venivano salvati dal Signore, subito dopo, vennero anche battezzati nello Spirito Santo. Alleluia! Tutte queste persone ricevettero da Dio di più di quello che si aspettava. Alleluia! E di più di tutti quelli che Pietro e gli altri credenti, perché c'è scritto che Pietro si era portato, tanto era cauto, di andare a casa di stranieri, anche dopo tre volte che Dio in visione gli aveva parlato, si era portato dei fratelli da Ioppe. Meglio che venite anche voi, che non so cosa troviamo lì. Eppure accade qualcosa che meravigliò non solo i parenti, la famiglia di Cornelio, ma gli stessi credenti. Lo stesso Pietro, alleluia, perché c'è scritto tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Alleluia, gloria al nome del Signore. Dio ha dato molto di più di quello che si aspettava. Finisce questo capitolo dicendo che Pietro e i fratelli rimasero a casa di Cornelio alcuni giorni, ma poi se ne andarono. E Cornelio e questi parenti, amici, questi soldati che si erano convertiti a Cristo, sarebbero rimasti soli. Ci sarebbero stati davanti a loro dei giorni difficili da affrontare. Sicuramente saranno arrivate delle prove. Sicuramente qualcosa avrà sfidato la loro fede. Ecco che vediamo perché Dio ha voluto dare di più della sua potenza, della pienezza del battesimo nello Spirito Santo a questi credenti. Alleluia! Ecco perché, sapete, quando leggiamo nel libro degli Atti che qualcuno si convertiva a Cristo, gli apostoli sempre si assicuravano che avessero ricevuto anche il battesimo nello Spirito Santo. In Atti capitolo 8 viene descritto il risveglio in Samaria.
E viene descritto che mediante la predicazione di Filippo, l'evangelista, si convertirono tante persone in quella città. Vi furono segni prodigiosi, vi furono miracoli di guarigione, di liberazione da possessione. E gli apostoli, avendo ricevuto notizia di questo risveglio, mandarono a Samaria Pietro e Giovanni. E quando arrivarono Pietro e Giovanni, videro questo risveglio in atto. Cosa fecero? Pregarono perché ricevessero il battesimo nello Spirito Santo. Alleluia. Più avanti, in Atti capitolo 19, troviamo scritto che Paolo, l'apostolo Paolo, in un suo viaggio missionario giunse ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Alleluia! Loro sapevano, questi apostoli. Se noi incontrassimo ora l'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro, e avessi modo di parlargli della tua conversione a Cristo, lui ti farebbe una domanda precisa: ma tu hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo quando hai creduto? Perché nella Chiesa del primo tempo c'era la consapevolezza che abbiamo bisogno di ricevere di più da Dio, che per camminare col Signore abbiamo bisogno di più delle nostre forze, abbiamo bisogno di una potenza che sia più di quello che sono le nostre risorse. Alleluia! Arriveranno giorni difficili, prove dure da affrontare. Fratello, sorella, non sto parlando di Cornelio, sto parlando a noi. Qualcosa sfiderà la nostra fede e avremo allora bisogno di essere trovati forti nel Signore. Di una forza che non sia la nostra, perché la nostra si esaurisce. Ma una forza inesauribile che continui a scorrere dentro di noi. E fratello, sorella, Dio vuole darti questa forza, la forza e la potenza dello Spirito Santo. Non solo abbiamo bisogno, se tu hai conosciuto Cristo e non hai ancora ricevuto questa potenza, hai bisogno di ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Ma tutti noi abbiamo bisogno di ricevere una rinnovata pienezza dello Spirito. Arriveranno momenti che ti troverai a terra, atterrato, caduto o caduta, nei tuoi sentimenti, nei tuoi pensieri, forse anche nella tua fede, senza più la forza di rialzarti. In questi giorni ho sentito una persona esprimere una frase. Non dico chi è perché non è un credente, e si riferiva a una cosa estremamente banale. Però il concetto di quella frase è importante per noi. La vera forza non sta nel non cadere mai, ma nel sapere sempre rialzarsi. Alleluia! La Bibbia dice in Proverbi 24:
il giusto cade 7 volte e si rialza. E in profeta Geremia, capitolo 8, c'è scritto: è Dio che, guardando il suo popolo, forse guardando alcuni dei suoi che erano caduti, attraverso il profeta Geremia rivolge al suo popolo questa parola: se uno cade, non si rialza forse? Se uno si svia, non torna egli indietro? Ma ci sono momenti che non abbiamo più la forza di farlo. Non possiamo contare sulle nostre forze. Ieri mattina, nella sezione di alta sicurezza in carcere, è bello che ieri ci siamo dato il cambio con i fratelli nei vari culti, abbiamo 3 culti in contemporanea, non in contemporanea, anche in momenti diversi, qui a Vicenza e 2 ancora lì a Verona. Sta frequentando in questo gruppo di persone, capite già dal nome della sezione alta sicurezza, un fratello, è un credente. Un credente che è caduto, che è venuto meno. È un uomo anziano, Giuseppe. Ha quasi circa 70 anni. E ieri mattina ho parlato a loro del battesimo nello Spirito Santo. Ho parlato a loro, a questi uomini, del bisogno che avevano, dopo di aver scelto per Cristo, di ricevere la potenza dello Spirito Santo. E questo fratello, guardandomi in maniera molto triste e guardando gli altri, perché eravamo lì in cerchio, disse, rivolgendosi agli altri suoi compagni: io avevo ricevuto lo Spirito Santo. Io pregavo in altre lingue, ma poi l'ho spento. C'era una tristezza terribile in queste parole. Ho detto: io, sai pastore, io leggo la Bibbia tutte le mattine. Mi alzo subito sul calendario, faccio la riflessione, prego, però non sono più riuscito a pregare nelle lingue dello Spirito. Fratelli e sorelle, possono venire dei momenti e possiamo forse arrivare ad affrontare delle situazioni che ci fanno vedere che non abbiamo più nessuna forza, nessuna risorsa. Ecco perché Dio ci sta guardando anche questa sera. E nel suo cuore c'è un solo desiderio: darci di più. Darci di più. Per aiutarci. Vorrei che se ci ricordassimo, e se vi ricordate nelle vostre preghiere, possiate pregare per Giuseppe. E per tutti gli altri. Ma in particolare per Giuseppe. Signore, aiutaci. Dio ti sta guardando e forse sta vedendo che conosci le cose di Dio, sei cresciuto in chiesa, hai fatto delle esperienze, Gesù ti ha aiutato, ma non sei ancora salvato. Dio vuole darti di più di quello che hai ricevuto finora.
Alleluia! Non importa chi tu sia, Dio vuole darti di più. Fratelli, sorelle, il Signore vuole farci realizzare una comprensione spirituale di più di quello che abbiamo ora, per vedere le cose non coi nostri occhi o col nostro modo di pensare, ma per vedere le cose come Dio le vede. Alleluia. Fratello, sorella, Dio vuole darci di più della sua forza. Alleluia. Proprio a te, che forse stasera ti senti esausta, esausto, e senza più nessuna forza. Dio vuole darti di più. Vorrei che chinaste il capo.